Travolti dallo smart working, sono pesanti le ripercussioni su bar, ristoranti, pubblici esercizi che risentono dell'adozione da parte di questo strumento di lavoro delle grandi aziende che si sono così attrezzate, riorganizzate, ma che hanno lasciato il vuoto nel centro storico cittadino e anche nei centri commerciali. È vero che i commercianti si stanno organizzando, si torna a vivere la sera, ma la parte più carente della giornata è quella relativa alla pausa pranzo. In molti hanno deciso o stanno valutando di tenere aperta la propria attività di ristorazione soltanto la sera. Presidente Ferrari, la rivoluzione smart working è davvero tale? Quali benefici e anche i contro, visto che tante lamentele si raccolgono? Ma è una rivoluzione senz'altro, ma era nell'aria perché lo sviluppo tecnologico di questi anni a questo portava. Mi sembra che forse adesso il lockdown abbia spinto fin troppo questo tipo di rivoluzione e senza dubbio in questo momento ci preoccupa il fatto che una cosa di questa portata arrivi tutta insieme di colpo, anziché gradatamente come forse sarebbe avvenuto. Quindi in questo momento vediamo senza dubbio i disagi nel interfacciarsi con molti degli uffici pubblici o degli istituti di credito. Ma soprattutto per quanto riguarda le nostre attività, il calo del lavoro per chi in ufficio non ci va più e quindi il calo per i ristoranti, per i bar, ma anche per gli esercizi che non hanno più persone che passano davanti alle loro vetrine, quindi non possono approfittare degli acquisti in quella giornata o in altre. Sugli esercizi commerciali è effettivamente molto preoccupante come situazione se continuerà in questa proporzione ancora a lungo. Come state vivendo questo momento, soprattutto in pausa pranzo? Sì, se le sere sono incoraggianti e quindi la tendenza è quella comunque di concedersi un momento di convivialità con gli amici, la pausa pranzo non è più quella di prima perché noi qui siamo in centro, abbiamo una formula di pranzo rapido, veloce, economico, anche se lo consideriamo comunque un pranzo di qualità, ma non ci sono più i numeri di prima, siamo decisamente sotto il 50% rispetto a quelle che erano le presenze pre-Covid. Smart working è sicuramente un'opportunità per le aziende, ma su di noi si ripercuote. Come sta andando in questo periodo di post-lockdown e come andava prima? Come andava prima non posso saperlo perché sono arrivata da poco dalla mia bellissima terra, la Sicilia, e quindi ecco, non posso sapere come veniva vissuta da commerciante il prima. Ora posso dire che dopo il lockdown che ho vissuto si sta pian piano ricominciando ad avviarci, ecco. E poi ci sono alcune attività di ristorazione che invece in pausa pranzo sono tornate a pieno regime. Da quando abbiamo ripreso dopo il Covid, abbiamo, tranne la prima settimana che abbiamo fatto un po' di fatica, perché giustamente dovevamo riprendere un pochino anche noi, riprendere un pochino il giro, il modo di lavorare, abbiamo avuto un buon incremento rispetto addirittura all'anno scorso come risultati, come incassi.